Su questa cosa? Ma io sinceramente di calciopoli ne ho due palle. Sì, io credo che le strategie difensive, quelle offensive, io spero che si arrivi veramente a un straccio di verità. Del marzo uscito, molti probabilmente responsabili sono stati graziati, comunque gente che comunque aveva le mani in pasta, che adesso vive serenamente, tranquillamente la propria vita. Non lo so, io, ogni volta che si parla di queste cose qua mi viene fuori veramente un rigurgito, cioè, non ne posso più, cioè, vorrei dimenticare questo tipo di... La giustizia sportiva ha già ottenuto, i suoi veriti li ha già emessi, le punizioni sono già state pagate, adesso si parla di penale, non lo so, lasciate che i giudici traggano le loro conclusioni, poi che ognuno si difenda come può, come vuole. Però è evidente che queste sono tutte tecniche difensive, ma è quello che dice Moggi in parte non è sbagliato, non per i giornalisti evidentemente, perché non credo proprio che un giornalista sia prestato a questo giochino orripilante delle palline, però per quanto riguarda altri dirigenti che erano presenti, squadre che dovevano essere salvate, né più né meno di quello che è accaduto negli ultimi 20 anni, solo che adesso abbiamo scoperto che qualcosa era vero. Quando noi dicevamo che c'erano comunque squadre che venivano salvate, squadre che non potevano essere iscritte, solito discorso. Adesso abbiamo capito che quelli che denunciavano, e non erano molti effettivamente, non dicevano sciocchezze. Ivan, ti diamo un abbraccio. Ciao, sentiamo Teotino, Gianfranco. Ha ragione Ivan sul senso di nausea che abbiamo tutti noi e sul fatto che comunque Moggi, che è quello che ha giustamente, secondo me, pagato di più in ambito di giustizia sportiva, ora tenta di difendersi con i suoi argomenti in tribunale. Sulla prima questione, cioè su quell'intercettazione di Carraro, l'abbiamo letta. C'è sempre stata, è sempre stata così sopra tutti questi processi, poi un po' misteriosamente Carraro, andandosene, almeno questo l'ha fatto, è riuscito a starne un po' fuori, insomma, comunque c'è, e quindi capisco che uno la ritiri fuori nell'ambito del processo. Sulla questione del sorteggio arbitrale, secondo me la questione invece è un po' più grave, nel senso che c'è stata una novità, insomma, in questo processo, cioè questa testimonianza di uno che non era un passante ma che era un impiegato dell'associazione, della commissione, anzi arbitri nazionale della CAN, cioè dell'organo di designazione, e che ha raccontato in aula da testimone, non da parte offesa, quindi non doveva difendersi d'accusa eccetera, ha raccontato da testimone una cosa molto grave. Io francamente mi aspettavo da parte, siccome poi è stato tirato in ballo non né un giornalista specifico né una categoria genericamente, ma proprio Lussi, cioè l'Unione Stampa Sportiva Italiana, che designava in quel periodo, non era presidente Luigi Ferraiolo, presidente un altro, sì. In quel periodo designava dei suoi rappresentanti a tirar fuori queste palline, a presenziare ai sorteggi. Allora, i casi però sono due: o qua si querela questo signor Martino per diffamazione di un'associazione, o se no, quantomeno sarò una piccola inchiestina interna per capire cosa è successo in quel periodo, per la trasparenza della categoria dei giornalisti sportivi, io credo che andrebbe fatto. Sì. Grazie Gianfranco, un abbraccio.